Eccoci alla parte, diciamo, clou della costruzione della tua palestra in casa, che è quella appunto di posizionare i pannelli sullo scheletro che abbiamo appena finito nell'episodio 3. Nelle riprese che vedrai del montaggio di questo episodio, sappi che il mio muro è diverso. Io in realtà ho cercato di ottimizzare al meglio e di semplificarti il più possibile il lavoro, anche con l'esperienza dell'ultimo pannello, oltre all'esperienza di tutte le palestre precedenti, ma soprattutto dell'esperienza della creazione dell'ultimo, cioè fresco, appena fatto. Quindi ho stravolto alcune cose per farti risultare il montaggio molto più semplice e avere fondamentalmente un muro più bello, anche più bello. Quindi ora non ti rimane che montare i due pannelli. Il primo pannello sarà quello più vicino a terra, quindi partendo dal basso. La prima cosa che ti consiglio è quello di rialzare il pannello da terra, quindi non montarlo direttamente a terra. Questo perché? Perché dopo faresti un angolo cieco dietro il muro che è praticamente quasi impossibile da pulire, cioè è un delirio. Mentre se tu lo alzi 5, 10, 7, 8 centimetri, potrai pulire e passare con quello che ti pare sotto il pannello direttamente, e quindi ha risolto il problema pulizia. 1, 2, se ti dovesse cadere qualcosa dietro il muro, casca a terra e quindi lo prendi subito. 3 è funzionale all'arrampicata, perché comunque, anche se noi abbiamo messo il primo foro e quindi le prime prese, tu le monterai almeno a 12 cm da terra, quindi a 12 cm dal margine. Se tu lo metti a terra sono 12 cm è così, quindi tu non ci avrai l'escursione del tallone per poter rilassare appunto la caviglia e cercare poi di arrampicare in maniera più sciolta possibile. Il concetto del muro in casa è proprio lavorare, soprattutto con un muro del genere, lavorare sulla qualità. Oltre, chiaramente, è una conseguenza, il miglioramento della tua condizione fisica è che tu potrai lavorare moltissimo sul gesto, perché ce l'hai a casa, ce l'hai lì fisso, le prese sono quelle, e potrai anche filmarti, rivederti e poi, volendo, anche lavorare con me. Per rialzarlo da terra io ho usato dei monconi, dei pezzetti di trave di avanzi a 7 cm e li ho posizionati proprio sui due travi, perché l'ho montato su due travi. Se tu hai 3 travi lo puoi mettere sui 3 travi, o se no, se tu ti avanza un pezzo di trave così, ovviamente lo spessore dai 5, 7 fino a 10, poi prendi in considerazione che alzarlo troppo è anche un non senso, perché prima cosa c'è il soffitto, che non so a che altezza ce l'hai, però voglio dire, se tu ti puoi permettere di andare in alto, ok, però è anche il discorso che se tu anche puoi farlo a 20 cm di altezza, però ricordati che dopo tu stai più in alto e avrai bisogno di metterti dei materassi più alti a terra per cadere. Con un muro radente a terra, con questa altezza che ti propongo io, in realtà tu potresti lavorare tranquillamente anche senza materassi, ovviamente con dei lavori specifici. Oltre ai pezzetti di legno, comunque ti consiglio di utilizzare uno spessore che sia abbastanza rigido, perché ci devi appoggiare sopra il pannello, però appunto per essere comodo. Un altro consiglio che ti do è che per il montaggio dei pannelli ti conviene essere in 2. Se sei in 3 hai risolto completamente tutti i problemi. In 2 te la cavi da solo, è un po' più complicato, ma io ti spiego comunque quello da solo. Però ovviamente in 2 è molto più semplice, molto più veloce, eppure anche più divertente. Un altro modo, se tu non hai pezzi di spessore rigido, puoi utilizzare 2 viti. Tu fai il segno dell'altezza che scegli da terra, sui travi con la matita, sul segno ci avviti in maniera, lo puoi mettere, diciamo, parallela al terreno, o se no un po' inclinata, ma poco verso l'alto, ok? Attenzione, ovviamente la vite deve essere almeno di 5-6 mm di diametro, e poi comunque devi stare attento che siccome ci appoggi i pannelli sopra si potrebbe comunque storcere, quindi quella vite poi le butti. Le viti le metti su tutti e 3 i pannelli. La preparazione, tu prendi il pannello, lo prendi sul fronte del pannello, ovviamente quello che non ha i ragni,
e metti due viti in alto sugli spigoli, quindi estremo sinistro, estremo destro in alto, il pannello orizzontale. Come lo devi mettere? È 3 cm da sopra e 4 cm dal margine laterale. Ti fai il punto, boom, ci metti una vite, non arrivare fino a farla sbucare, ma la lasci in sedia dentro, puntata, ok? Bene, puntata bene, che entri almeno per un centimetro da una parte, boom, dall'altra parte. Così ce l'hai già pronta. Tu prendi il pannello, una volta che hai messo le due viti, se non ce l'hai travetto non lo mettere, lo metti sopra le viti che hai messo sui travi o lo metti sopra, diciamo, il distanziatore, quindi gli spessori, e ti posizioni sul lato sinistro. Il pannello lo mandi ovviamente a battuta dei travi e cerchi di mettere il pannello a filo sul trave di sinistra, ok? Tocchi con la mano se è a filo, quantomeno l'angolo superiore per almeno 20 cm. Intanto cerca di mettere a filo la parte superiore. Una volta che sta a filo la parte superiore, la blocchi con la vite. Quindi vai dentro con la vite. Quindi... ok, quindi tu c'hai lo spigolo in alto a sinistra che è bloccato. Anche questo, la maggior parte del pannello ora si terrà quasi da solo. Quindi tu vai dall'altra parte. Ovviamente dall'altra parte constati che sta a filo anche dall'altra parte, sta a filo, se un millimetro non è un problema, se è già mezzo centimetro incomincia a essere un problema, però cerca di metterlo a filo, sempre lì, solo discorso, metti a filo lo spigolo in alto, una volta che sta a filo lo spigolo in alto dovrebbe stare a filo tutto, a meno che non hai messo il trave storto, però diciamo non è un enorme problema, e avviti. E mandi avanti a battuta anche quella vite lì. Poi passi al centro e metti la vite al centro, ovviamente sempre a più o meno a 3 cm dal bordo. Le viti cerca di metterle sempre al centro del trave. Se tu hai pezzetti di legno sotto, questo è il momento opportuno proprio per levarli, perché comunque faranno un po' di fatica, perché il pannello è inclinato, quindi andrà a incastrare un po'. Quindi tu che fai? Spicco il pannello, spingi il pannello verso dietro, lo tieni a battuta sui travi e cerchi di scalzare i travetti che hai messo sotto. Puoi usare anche un martello, però ovvio devi stare molto attento a non dare colpi secchi e forti, perché sennò lì parte le schegge e ti giochi i bordi dei pannelli. Se tu invece hai messo le viti sotto per distanziare, le viti le lasci fino alla fine. La fine qual è? La fine è quella che consiglio io, che per ogni trave metti 5 viti, quindi sono 15 viti a pannello. Le viti, ti ricordo che tutti i materiali li ho elencati nel primo episodio, crea la tua palestra. Messa la prima fila in alto, ora puoi avvitare la vite mediana. La vite mediana la metti a 62 centimetri o a 61 centimetri, ok? Quindi la metti proprio al centro, 61 tutto a sinistra, 61 centimetri tutto al centro e 61 centimetri tutto a destra, sempre sui travi ovviamente. Dopodiché metti l'ultima, cioè quella di al basso, quella al basso stessa cosa, 4 centimetri dal bordo, dal laterale, e 3 cm dal margine basso, e metti la vite su quella di sinistra. Poi a sto punto, senza che arrivi a quella a destra, puoi mettere direttamente quella a destra e ti metti in linea, a parte lo vedi anche sotto il trave, ecco, questa è un'altra cosa buona, che tu lo puoi vedere il trave dove sta, e sempre lì 3 cm dal centro del trave, prendi 3 cm di distanza verso l'altro e ci avviti il vitone. Da lì passi a quella a destra, stessa cosa, 3 cm da sotto e 4 dal bordo di destra. Così, diciamo, il pannello si tiene. Le altre viti supplementari servono per diminuire la flessibilità del trave. Uno, e due anche il suono, per evitare questo rumbombo fastidioso, bom bom bom. Cioè, a me non mi piace, perché comunque quando scali fai un caricamento, un bilanciamento, il piede va a sbattere, se bam bam, cioè fa un
troppo rumore. No. A me non piace. Che brutto, sembra stare scalando su un tamburo, no? Non mi piace. Secondo pannello. Preparazione del pannello. Ti metti una vite al centro a 61 cm, al centro del pannello, un'altra vite a destra a 61 cm, sempre il margine laterale, quindi a destra, da destra 4 cm e da sinistra 4 cm. Te le preimposti queste viti, sempre avvitate almeno di un centimetro dentro, senza farle sbucare. Se tu sei in tre persone è semplicissimo. Due persone alzano il pannello, lo mettono sopra quell'altro, lo mandano, lo tengono spinto sui travi e poi con una mano lo spingono e con l'altra vanno a fila del trave. La terza persona va e avvita. Un altro metodo è quello per due persone. Il metodo per due persone è: tu hai il primo pannello, puoi mettere una bacchetta, ovviamente di legno, io insegno, conviene sempre usare il multistrato o prendere un travetto, però il problema del travetto è che tu per avvitarlo devi avere una vite troppo lunga, quindi dico, se tu c'hai il multistrato, una barra di multistrato da 10 cm, almeno spessa 2,1, con quella barra tu che fai? La avviti metà sul primo pannello basso e l'altra metà la lasci sbordare, in maniera tale che in due montate il pannello sopra, lo mandi abbattuto, lo fate scorrere in basso e si tiene bloccato grazie a questa lista che hai messo, questa abbattuta. Ovviamente poi controllate che sta a filo, stessa cosa avviti. Se sei da solo, io ho utilizzato il metodo delle viti alla traditora. Perché? Perché quando tu metti la barra avvitata su quello di sotto, il margine è pochissimo. Manovrare un pannello che non hai presa dal lato, tu dovresti infilarlo tutto lì e farlo scorrere. Da solo non ce la fai perché svirgola, cioè pende e esce dalla guida. Perché non ce la fai da solo. Quindi io che ho fatto? Ho messo due viti, perché io ho due travi, se no te metti tre viti alla traditora sullo spigolo del pannello sottostante. In quella maniera tu che fai? Col trave ti punti sulla prima vite tutta di sinistra, appoggiandoti anche sul pannello, e poi piano piano boom, fai scavalcare le altre viti e cerchi di metterlo sopra. Poi con una mano con una mano lo tieni e con l'altra cerchi di tenere. Lì scegli te, puoi fare sia a sinistra che a destra. E poi vedi, quella che ti trovi più comodo di vite, metti. Ovviamente ricordati sempre di posizionare l'avvitatore ai piedi del primo pannello, in maniera tale che tu, una volta che hai preso il muro, che posizionato il pannello, riesci a prendere l'avvitatore e avvitare. Perché se tu ti metti in una posizione e poi non c'è l'avvitatore, devi tirare giù il pannello. Non è semplice. Volendo te lo puoi anche un po' rialzare, se c'hai una scatola di cartone, lo appoggi sopra e fai un rialzo, in maniera che dopo non devi chinarti e tenere con la mano tutto il pannello perché non ce la fai. Attenzione, non lo mettere troppo fuori, perché tu non puoi tenere un pannello dal bordo, lo devi comunque tenere più o meno con una mano al centro del pannello, ok? Quindi posizionatelo più verso il centro, il trapano o l'avvitatore, quello che utilizzerai. Detto ciò, basta, una volta che sei riuscito a metterla a fila, hai fissato una vite, da lì ricomincia tutta la procedura, cioè lì avviti le tre viti e poi finisci tutto quanto e metti le altre viti rimanenti. Finito. Il muro è finito. Complimenti. Ora verrà la parte più divertente e anche più lunga, perché il montaggio delle prese in realtà non finisce mai, ed è quella la cosa più bella del muro d'arrampicata. È che non è che tu dici: io ora monto le prese,
ho finito. No, perché le prese, per fortuna, si possono girare, smontare, pulire, invertire, compri quelle nuove, sono le nuove tendenze, sono le nuove scoperte, quelle che fanno più male, quelle che fanno meno male. Poi, ovviamente, dipende dal tipo di lavoro che vuoi fare tu. Cioè, tu hai deciso che un giorno ti vuoi... Vabbè, insomma, di tutto questo ne parleremo al prossimo episodio, che è il... El bordo, esto. Es el bordo, así, con la mano. Scheletro, il 4 è questo, il quinto ed ultimo episodio del Crea la tua palestra con il montaggio delle prese. Quali prese e come metterle. Alla prossima. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato di quando caricherò il video. Ti conviene cliccare il tasto campanellina, così ti arriverà il messaggino per avvisarti dell'uscita del video.